Ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Come sapete sono a Dubai in questo momento. Qui devo dire l'illuminazione è qualcosa di spettacolare, ragazzi. La vista davanti a me in questo momento l'avete vista nel mio scorso video, ma ve la faccio vedere di nuovo perché è veramente spettacolare, appunto. Eccola qua, siamo al 23° piano. Lo sapete se avete visto il mio ultimo video con il tour della nostra suite. Appunto, è meravigliosa. E stiamo per andare a cena, ragazzi, nel ristorante di Salt Bay. Lui si chiama Nusr Et, non so se l'ho pronunciato correttamente, ma appunto abbiamo prenotato e stiamo andando lì a cena. Speriamo di incontrarlo, incrociamo le dita. Sono molto emozionata perché è da un po' che volevo andare nel suo ristorante e in realtà non ci avevo pensato, ma una volta che siamo arrivati qui mi sono resa conto: oh mio Dio, qui c'è Nusr Et, c'è Salt Bay, dobbiamo assolutamente andare al suo ristorante. Quindi, detto fatto, abbiamo prenotato e dobbiamo andare adesso. Chiamiamo Uber e andiamo direttamente al ristorante e naturalmente vi farò una recensione super dettagliata facendovi vedere tutto. Questo è il mio outfit per la serata, questo abito lungo rosa che amo e la mia pochettina verde smeraldo Saint Laurent. Ragazzi, non lo so. Ci siamo, ragazzi. Il ristorante di Nusr Et è praticamente all'interno del Four Seasons. Quello, se non sbaglio, quella è l'entrata dell'hotel Four Seasons. E qui appunto c'è il ristorante con il murales. Non so se lo vedete. E c'è Salt Bay. No, vabbè. Che cosa c'è? Ah, c'è un gorilla. No, vabbè. Wow, carino, ci sono anche tutti i tavolini qui all'aperto, molto molto bello. Sembra molto carino il posto, ragazzi. Hello, thank you. Wow, questo è il nostro tavolo, molto bello. Thank you. Dietro c'è la cucina, per adesso sono tutti molto molto gentili e disponibili. Qui c'è la parte del bar. Ho chiesto subito la password del wifi e mi hanno fatto vedere che appunto qui c'è il nome della rete e la password, quindi ci siamo connesse immediatamente e ci hanno spiegato che qui c'è il menu, quello classico che possiamo vedere appunto scannerizzando questo QR code, e poi c'è invece il signature menu, che è il menu un po' più speciale ed è soltanto appunto questo, il menu di carne, e tutti i piatti, quindi tutte le carni presenti su questo menu vengono ricoperte da una foglia d'oro, interamente ricoperte da una foglia d'oro quando appunto prima di essere servite. E si vede che è molto influencer friendly questo posto, perché addirittura ci mettono gli hashtag da utilizzare. Ho ordinato una limonata e me l'hanno portata in questo bicchiere con le cannucce, la menta. Devo dire che la presentazione è molto molto carina. E Laura invece ha preso un'acqua naturale che è da... Vuoi vedere la quantità? Un litro e mezzo? Può essere. No, 800 ml. Wow, sembra gigantesca. Scannerizzato il menu, questa è la schermata. Vediamo, clicchiamo. E, allora, vediamo il primo main course, quindi i piatti principali. Qui ci sono gli antipasti, i pesce, insomma, crostacei. Non sapevo avesse sushi, ma effettivamente c'è anche il sushi. E poi griglia,
main, quindi piatti principali, contorni e dessert. Un po' difficile da farvi vedere perché sta ovviamente lo schermo del cellulare salta un pochino in videocamera, però come potete vedere c'è veramente tanta scelta, per la maggior parte naturalmente carni ma anche pesce. Abbiamo il salmone, pollo, abbiamo il merluzzo, ci sono i gamberi, dalla griglia c'è le bistecche, il filetto con l'oro, le costolette. Veramente molta molta scelta per quanto riguarda la carne. Hamburger con le patatine. Difficile scegliere perché ci sono un sacco di cosine interessanti, anche il sushi. Andiamo giusto a vederlo un attimino per farvelo vedere, ma non ordinerò il sushi qui perché insomma non mi sembra proprio tipico per sushi. Naturalmente i prezzi sono nella moneta di Dubai, che è il dirham. Posso dirvi però che appunto 490 sono più o meno 113 euro per la bistecca da 300 grammi, per lo steak, per la bistecca da 400 grammi ricoperta d'oro siamo oltre i 300 euro, quindi come prezzi è molto molto caro, ma c'era da aspettarselo. Appunto anche qui siamo più o meno sui 100 euro, sui 200 euro, quindi sì, ecco, potete vedere più o meno questi sono i prezzi. Addirittura qui siamo sui 600 euro il rib eye con il foglio ricoperto d'oro, e qui addirittura siamo sui 4500 dirham. 1045. Ok, sono un po' scioccata, ma abbiamo fatto il cambio e questo Ottoman steak ricoperto d'oro da 1750 grammi, quindi gigantesco, costa 1045 euro, ragazzi, quindi veramente dei prezzi proibitivi, diciamo, e sono tutti più o meno su questo range, almeno per quanto riguarda le bistecche, i filetti, specialmente naturalmente se ricoperti dalla foglia d'oro. Il sushi invece ha dei prezzi decisamente più accessibili, siamo più o meno sui 30 euro, 25 euro a roll, e qui siamo invece sotto i 20 euro, più o meno 15 euro, comunque molto caro per i prezzi generici, diciamo, del sushi, ma decisamente meno della carne. Questi sono gli antipasti e siamo più o meno sui 50 euro un antipasto, più o meno 30-45 euro. La burrata, ad esempio, 190 dirham, sono più o meno 44 euro soltanto per la burrata, quindi l'antipastino proprio con un po' di pomodoro e la burrata, quindi appunto i prezzi sono una cosa che ho visto raramente, dei prezzi così alti, devo dire. Piccolo update, la sensazione che ho è che siano un pochino di fretta e quindi cercano di farti ordinare piuttosto in velocità, diciamo, quindi abbiamo avuto, vabbè che noi abbiamo perso anche un po' di tempo, io naturalmente filmando con la videocamera, però un pochino appunto ho la sensazione che stiano cercando di fare di fretta, però è comprensibile perché ci sono molte persone e hanno veramente, abbiamo prenotato dove avevano solo lo slot delle 18.30 oppure delle 10 o 10.30, quindi significa che sono sempre pieni. Abbiamo appena ordinato, io ho preso il cheeseburger con le patatine fritte e Laura ha preso il salmone grigliato, così vi facciamo una recensione sia della carne che del pesce. Però ho visto che quando ho ordinato mi ha detto ci vorranno 15-20 minuti perché il cibo sia pronto, volete nel frattempo mangiare qualcosina, quindi un pochino cercava di farci prendere anche l'antipasto, però è stato molto gentile in ogni caso, e adesso appunto stiamo aspettando il nostro
i nostri piatti. Nel frattempo ho assaggiato la limonata, che vi devo dire è molto buona. Nel frattempo ci hanno portato questi due piccoli vasetti di maionese e ketchup, che sono della Heinz. È arrivato il cibo, ci hanno messo veramente pochissimo alla fine. Questo è il mio cheeseburger. E qui, no vabbè, adoro la bandierina con Salt Bay, fantastico. Cheeseburger, penso ci sia anche del bacon all'interno, che non avevo visto, però niente male. E queste invece sono le patatine fritte e la cipolla caramellata, che io ho chiesto a parte perché non gradisco troppo, quindi non la mangerò. Però mi sembra, devo dire, molto buono. Il profumino non è niente male, e anche la porzione mi sembra molto abbondante. E questo invece è il salmone di Laura. Che cosa c'è sotto? C'è un... non capisco. Forse pane con una cremina? Forse sì. Adesso forse vediamo. Sì. Sembra formaggio. E dall'altra parte invece abbiamo i carciofi. Sono carciofi? Sì. Sì, mi sembrano carciofi. Io sono sicura. Anche io. Comunque devo dire, anche il tuo piatto, presentazione molto carina e anche bello abbondante. Questa è stata una piccola delusione, devo dire. Questa è stata la conferma che mi hanno detto ci vorrà un po' per portarvi il cibo, prendete un antipasto. L'hanno detto solo perché speravano che prendessimo qualcos'altro per spendere di più. Questa è stata la mia sensazione, non ero certa, ma visto che ci hanno messo 5 minuti a portarci il cibo, alla fine penso che appunto fosse un tentativo, insomma non lo so, magari è stato il cameriere ad essere gentile. Scrivetemi nei commenti che cosa pensate, però a me ha dato un po' questa sensazione quando ho visto che hanno portato il cibo immediatamente. Ho pensato, perché mi hai detto che ci vorrà molto, che per fare il cheeseburger ci mettete tanto, almeno 20 minuti, quando poi ci avete messo 5, un po' così. Però devo dire che la presentazione, il piatto, il profumino sembra buonissimo. Adesso naturalmente assaggiamo. Allora, il salmone è molto buono, invece i carciofi non ho capito, sembrano tipo sott'olio, sono sempre strani. Più vale. Grandi dei nostri, non mi smetto, strani, non lo so, ma buoni? Sì, pure buono, ma non lo devo mangiare. E quello sotto non sappiamo ancora cos'è, ci no. Dici tra poco, ci dici. Vediamo. Tra poco, mangia con calma. Bravo. Sapore... ma sembra veramente carciofi, non sono sicura che sia. Oddio, forse dovremmo chiedere. Faccio l'assaggio in diretta, ragazzi, assaggio prima le patatine, che hanno anche delle spezie sopra, quindi sono appunto un po' saporite. Sono un po' piccanti, c'è decisamente della paprika, ma vi devo dire sono buonissime. E adesso assaggiamo il cheeseburger. Vi ho detto ben cotto, e devo dire che l'hanno fatto ben cotto. Assaggiamo. In realtà all'interno è ancora un po' rosa, quindi doveva essere ben cotto, ma in realtà non è proprio così, diciamo. È molto buono, però io non amo quando la carne all'interno è ancora rosa, quindi hanno colto un po' troppo presto. Abbiamo scoperto che cos'è il pezzo sotto, che non è pane come pensavamo. Allora, è una patata con una salsina di formaggio, credo è aglio, però è buonissimo. Veramente buono. Adesso dobbiamo indagare sul carciofo. Sì, quello ancora non c'è chiaro. Non sono sicura che sia carciofo. Adesso chiedo. Era carciofo. Abbiamo scoperto, abbiamo chiesto, e alla fine effettivamente sì. Molto buono, mi piace. Questo è veramente buonissimo, questa salsa fa paura. Allora, stavo mangiando il cheeseburger, il cameriere si è avvicinato e mi ha detto com'è. Gli ho detto no, è molto molto buono, però avevo chiesto ben cotto e all'interno è ancora rosa, insomma. Quindi mi ha chiesto se volevo che lo cucinassero ancora un pochino, gli ho detto va bene, grazie, non avrei detto nulla in realtà, però è stato molto gentile, me l'ha chiesto.
adesso aspetto, però il primo appunto lo sto mangiando, che non è assolutamente ben cotto, ecco, però è buono, ma non è come l'avevo chiesto io. Qui è arrivato su un altro piattino l'altra metà del mio cheeseburger, questa volta speriamo ben cotto. Eccolo qua, facciamo l'assaggio, vediamo se è davvero ben cotto adesso, ma insomma penso proprio di sì. Basta ragazzi, io non ce la faccio più, sto lasciando proprio un pezzettino minuscolo, ma non ce la faccio veramente veramente più, sono strasazia, c'era tantissima carne, era proprio bello succoso, buono, ma non ce la faccio più, però c'è sempre spazio per il dolce, quindi guarderemo il menù dei dessert. La lista dei dessert è molto ridotta, devo dire, ce ne sono solo 3. E la baklava è un dolce che io conosco perché è molto conosciuto anche nei Balcani, però a me personalmente non piace, e c'è sia la baklava con gelato che la baklava con foglia d'oro. Abbiamo scoperto che poi questa stellina significa che il cibo viene servito ricoperto da una foglia d'oro, quelli che hanno appunto questo simbolino. E poi abbiamo 3 palline di gelato, 420 dirham, sono più o meno 90 euro, quindi la baklava dorata viene sui 90 euro, 97 esattamente, sono 420 dirham, e mentre il gelato, appunto 3 palline di gelato sono 50 dirham, che sono più o meno 11-12 euro. Non peraltro, ma a me proprio appunto la baklava non piace, quindi penso che prenderò direttamente il gelato. Nemmeno a Laura ispira tantissimo sta baklava, onestamente. Niente, altre cose nel menù non ci sono appunto, quindi prendiamo 2 gelati. Mi dispiace che ci sia questa musichetta fastidiosa, ma volevo farvi vedere anche il bagno perché è molto molto bello, e ne approfitto visto che sono da sola. Questa è l'entrata al bagno, c'è questo spazio qui, notare per terra è fatto tutto in marmo, molto elegante. E questa è la parte dei lavandini, ce ne sono 2, con 2 specchi molto molto ampi. Molto bella anche la parete, che anche questa è tutta in marmo. Dà un po' una sensazione di casa, mi piacciono molto questi dettagli in bronzo dorati. Qui abbiamo anche delle decorazioni, e per asciugarsi le mani ci sono salviette di carta, non tanto ecosostenibile come scelta, devo dire. C'è un quadretto e dall'altra parte stessa cosa, stessi asciugamani di carta, porta sapone molto semplice ma elegante in acciaio. C'è anche, in realtà non ci sono solo i tovaglioli, ma su questa parete dietro ai lavandini ci sono anche i tovaglioli di carta automatici. E qui abbiamo il gel igienizzante per le mani. Il bagno quindi è molto piccolino, ma molto molto bello secondo me. E questo invece, questi sono i WC, ce ne sono 2. E questo è il WC. Sempre con questo che mi hanno detto è al posto dello scovolino nostro, questo spray, questa pompetta d'acqua. E sì, non c'è moltissimo da vedere qui perché è veramente piccolino, però comunque carino. A me sembrava comunque di aver intravisto uno che potesse essere lui, ma non sono sicura perché siamo tutti con le mascherine, quindi è veramente difficile. Però mi sembrava, non lo so, sono qua che spero che esca e speriamo di vederlo. Per adesso ancora no, però appunto non lo so, non ho visto bene, però potrebbe darsi. Thank you. Eccolo qui il nostro gelato. Thank you. Mi aspettavo
pensavo che fosse almeno ricoperto da qualche salsina al cioccolato. Sì, nella foto c'era qualcosina sopra. Queste sono penso vaniglia. Sì, decisamente nella foto del menù c'era la salsina di cioccolato sopra il gelato, che però non c'è sui nostri gelati. Com'è? Non capisco che gusto è. Io non capisco. Laura dice che sembra un fior di latte strano. Vediamo. Beh, oddio, è stranamente è super cremoso, guarda. Sembra come se non fosse solo gelato. Non lo so, ma è tanto tanto filoso, cremoso. Pare la mozzarella. Sì, la presentazione lascia un po' a desiderare, è diversa rispetto a quella del menù. E non c'è la salsina al cioccolato, un biscottino, niente. Ci hanno spiegato che il gelato è così filante perché è un gelato turco e lo fanno apposta così filante in modo da poterlo servire anche con la baklava e tagliarlo a pezzettini senza che si sciolga completamente. Quindi molto interessante questa cosa, non la sapevo sul gelato turco, devo dire. La nostra cena quindi si conclude qui, c'è una musica molto forte, quindi direi che le ultime precisazioni, gli ultimi saluti li facciamo una volta uscite. Qui vicino all'entrata c'è il quadro di Salt Bay con, non so se suo papà, ma c'è questo tavolino con la candela e i fiori. E naturalmente vi faccio vedere lo scontrino alla fine, vabbè, a parte che c'è anche Salt Bay con la famosissima mossa che lancia il sale. E questo è lo scontrino, ragazzi, abbiamo pagato 600 dirham, che sono, ho fatto il cambio, sono esattamente 139,46 euro per un hamburger con patatine, un salmone grigliato con verdure, due gelati, un'acqua naturale da 800 ml e due limonate, appunto questo è il totale. Sono curiosa di sentire che cosa ne pensate nei commenti. Ritornate nel nostro hotel e volevamo fare un piccolo recap di come ci è sembrata questa esperienza. Come ci è sembrata? Secondo me è stata un po' deludente, un pochino. Vabbè, ci aspettavamo un po' di più. Sì, ci aspettavamo un po' di più. Sì. Il cibo era buonissimo, non si può dire di no, la carne era strabuona. Vabbè, la carne è super buona. Però il servizio è un po' così, sembrava appunto che ci avessero un po' forzate a prendere l'antipasto quando, sì, mi sembrava molto una tecnica. Poi anche il fatto del gelato, che appunto non era come la foto sul menù. Ci siamo un po' rimaste. Beh, per... ci mancava la cioccolata. Sì, tipo in gelateria te lo danno più carino. Sì, alla foto era quella, sì. Sì, una sembrava una coppa. Sì, un invece po'. Ci è andato il Santo Graal dentro. È vero, il Santo Graal. Poi vabbè, forse un po' mi dispiace anche che non ci fosse lui, perché speravo di incontrarlo, Salt Bay, ma alla fine abbiamo chiesto, ci hanno detto che è a Mykonos, che è in Europa, quindi... niente, che sarebbe uscito volentieri, che l'avrebbe fatto, perché lui di solito insomma partecipa eccetera, perché è molto social, alla fine lui è super famoso sui, sì, social media, però sì, purtroppo non c'era. La prossima volta lo stalkeriamo. La prossima volta lo stalkeriamo, dovevamo andare a Mykonos, dovevamo ci andare. Pensato. Esatto. Però. Quindi sì ragazzi, questo è quanto per il video di oggi, spero comunque che vi sia piaciuto, fatemi sapere, sono curiosa se qualcuno di voi ci è andato in questo ristorante qui a Dubai o in qualche altro ristorante di Salt Bay, che il suo nome è Nusr Et, impronunciabile, fatemi sapere se qualcuno di voi c'è stato in uno dei suoi ristoranti, come vi siete trovati. E come vi è sembrato il gelato. Se l'avete preso. Il gelato filante. Quindi mia family, questo è quanto, noi vi mandiamo un bacio gigantesco,
A domani, come al solito, l'abbraccio non può mancare, quindi venite qua e vi abbraccio forte forte. E ci vediamo domani, sempre alla stessa ora, 17:30, mi raccomando. Ciao!